Buonasera e bentornati in un nuovo video sul mio canale. Allora, oggi, come avete letto dal titolo, registreremo tutto o quasi su Glenn Cooper. Questo video mi è stato richiesto da Desiree, che io ringrazio tantissimo, e niente, non so neanche come strutturarlo, devo essere sincera. E perché il tutto o quasi? Perché mi mancano due romanzi di Glenn Cooper, ossia Il calice della vita e Dannati il portale delle tenebre, che non vedrete in questo video perché ancora non li ho recuperati. Ho aspettato un po' da quando me l'ha richiesto Desiree perché volevo leggere anche Dannati, in modo da farvi una cosa un pochino più completa. Non ci saranno spoiler, almeno spero di non farli, perché non mi piacciono e quindi evito di metterli nei video. Però spero che sia di vostro gradimento. Allora, innanzitutto qualche nota sull'autore. Allora, Glenn Cooper è quello che definirei un tuttologo, una specie di Pico De Paperis, se vogliamo, perché si è laureato ad Harvard con il massimo dei voti in archeologia e poi ha fatto il dottorato in medicina e poi è stato il presidente delegato di una delle più importanti industrie della biotecnologia del Massachusetts, e poi è stato sceneggiatore, produttore televisivo, scusate, cinematografico, che è televisivo, e poi ha fatto lo scrittore. Quindi, insomma, delle cose che tra di loro ci azzeccano poco. Comunque, una caratteristica che troverete in tutti i libri di Glenn Cooper sono i salti temporali e la scrittura scorrevole, perché se vogliamo, Glenn Cooper ha un modo di scrivere molto, molto semplice. I primi libri che vi mostro fanno parte di una trilogia e sono La Biblioteca dei Morti, Aridaie, Il Libro delle Anime e I Custodi della Biblioteca. Questa è una trilogia che, in un modo o nell'altro, racchiude tutto quello che riguarda dei libri un po' particolari, dove sopra ci sono dei nomi e delle date. I salti temporali vanno dal 782 in un'abbazia dell'isola di Vectis in Inghilterra al 2009, intervallati più o meno intorno al 1947 con Winston Churchill e Truman. Nel primo libro, soprattutto, ecco, aspettate, questo è l'autore. Ecco qua. Allora, nel primo libro, che è La Biblioteca dei Morti, vediamo questi salti temporali, ossia dal 700, come abbiamo detto, 82 all'abbazia di Vectis, venne preso un ragazzo dai capelli rossi, tipo il settimo figlio del settimo fratello, del settimo padre, il settimo anno, il settimo mese, il settimo giorno, una cosa così che porta sfighissima al tempo fa, e viene preso da questi monaci e, vedendo che faceva dei segni strani in aria, gli danno una pergamena e una penna d'oca e questo ragazzo comincia a scrivere dei nomi con delle date, nessuno sa di che cosa tratta. Poi c'è il salto dal 1947, dove Winston Churchill prenderà una decisione che graverà sulla popolazione, per passare poi a Washington, dove Harry Truman capirà un segreto, verrà a scoprire un segreto che però dovrà proteggere a costo della vita. E infine arriviamo al 2009, ma tanto sto scomoda. Arriviamo al 2009, dove Will Paper, che poi è il protagonista di tutte e tre di tutti e tre i volumi della trilogia, dove dovrà indagare su degli omicidi strani, in quanto le vittime ricevono una cartolina con il giorno della morte, in quel giorno muoiono in circostanze un po' particolari. Quindi vedete che la trama è abbastanza intrigante. Non so, a me questo primo volume mi ha fatto impazzire. E infatti poi passiamo al secondo, dove sempre per mezzo dei salti temporali si scopriranno come possiamo dire, si scopriranno dei particolari in più rispetto al primo che ve lo fanno capire ancora meglio. E quindi questo, anche questo l'ho letto in 2 giorni, fate conto, sono una 400 pagine in 2 giorni, perché era ricco di suspense e ricco di colpi di scena e poi volevo sapere ancora di più per quanto riguardava questa Biblioteca dei Morti. Poi passiamo al terzo della trilogia, I Custodi della Biblioteca. Allora, questa terza sinceramente mi ha lasciato molto a desiderare, infatti vedete è in copertina rigida perché me lo sono voluto far regalare subito appena uscito, perché ero molto curiosa di leggere come si concludeva la trilogia. In realtà è stata una delusione, perché sì, ci sono i salti temporali, quindi si spiegano altre cose che nei primi 2 libri non sono state spiegate, e più fa la comparsa il figlio di Will Paper, che scomparirà improvvisamente e ci avrà sempre a che fare con questa Biblioteca dei Morti. E questi ragazzi dai capelli rossi che si sono succeduti negli anni per generazioni e generazioni, non vi dico come perché ve l'andate a leggere nel libro, che si fermano ad una cifra, il 9 febbraio del 2027. Chissà che cosa succederà dopo.
Comunque, si ritornerà all'inizio, quindi Will Paper ritornerà a dove sono le rovine dell'isola di Vectis, di quell'abbazia di Vectis, e qui ci saranno anche un'altra volta le cartoline con queste date di morte. Ora, stata un po', secondo me non sapeva che cosa scrivere e l'ha voluto scrivere lo stesso, e secondo me ha rovinato un po' tutto, secondo me se lasciava solo due volumi era più che perfetto. Ora, passiamo al quarto, a un altro libro. Questo è singolo, un romanzo singolo, è La mappa del destino. Anche qui ci sono i salti temporali, quindi partiamo con il Medioevo, dove un abate trova un manoscritto di un monaco di 220 anni, quindi vecchissimo. Poi ci spostiamo a Rouen, penso che sia senza la C comunque, Rouen, credo che sia un paesino francese, credo, e dove c'è Luxi Mart, che è il protagonista di questa storia, dove in una scalata trova una caverna dove ci sono delle pitture rupestri e sempre dentro questa caverna, continuando a camminare, trova delle fantastiche riproduzioni di erbe sconosciute. In più ci stanno anche degli sbalzi nella preistoria, per sapere perché vi fa capire il motivo per cui ci stanno queste pitture rupestri. In più, i cittadini della città di Rouen non sono contenti dei forestieri di quello che possono capire o di quello che possono trovare, perché c'è un segreto dietro a tutto questo, e quindi decidono che dovranno intervenire in qualsiasi mezzo. Allora, io devo essere sincera, questo è stato molto deludente. Non lo so, la trama mi è sembrata proprio sottilissima, che non sapeva di niente. Nonostante i salti temporali, mi ha lasciato molto a desiderare. Oh, vedete che io cerco di non fare spoiler perché mi dà veramente fastidio quando, a meno che non ce li scrivono sotto questo spoiler, magari me ne tengo fuori da tutto. Non riesco a trovare la posizione, sto sul cuscino, non riesco a trovare la posizione giusta. Poi passiamo a un altro, ossia il marchio del diavolo. Il marchio del diavolo. Questa è un'altra edizione che però ho trovato al mercatino e vabbè, della Mondolibri. Allora, qui abbiamo altri salti temporali. Ve l'ho detto, la caratteristica di Glenn Cooper, non vi potete sbagliare. Se vi piacciono i salti temporali, andate sul sicuro. Mo, a me non mi sono piaciute molto le trame, però quello magari è gusto personale. Però non posso dire che so proprio una cosa oscena. Oddio, questo un pochino. Vabbè, mo sentirete, insomma. Allora, questo si cominciamo nel 1139, ci troviamo, dove c'è un uomo che guarda il cielo, perché ci sarà un'eclissi e la profezia dice che dopo 120 papi ci sarà un nuovo mondo. Ci spostiamo all'anno 2000, dove c'è un'archeologa che è stata accoltellata e nel momento in cui l'accoltellano, l'assassino riconosce de delle cose particolari delle cose particolari che poi ci rifarà caso più avanti. Poi ci spostiamo a Roma oggi, quindi penso 2014-2013, quindi una decina d'anni dopo. Suora Elisabetta, che è la ragazza che è stata accoltellata, quindi l'archeologa, si ritrova in una cripta con degli scheletri che hanno un'anomalia fisica un po' particolare. In più poi ritrova il manoscritto Dottor Faust di Marlowe, che anche qui ci sono delle similitudini con questi scheletri che hanno queste anomalie, e quindi insomma, hanno delle similitudini sia con questi scheletri che con questo libro. Oddio, quanto è difficile, ragazzi. Quindi, in contemporanea, il Papa è morto, la profezia sta per avverarsi, quindi da qui si dipana tutto il romanzo. Allora, io non so se è stato perché non toccava forse il Medioevo, che è un periodo storico che mi piace molto nei romanzi, non so se è per quello. Comunque l'ho trovato lento e noioso, e soprattutto questa anomalia particolare, strana, l'ho trovata veramente assurda. Sinceramente, quando l'ho scoperto nel romanzo, sono rimasta un po', oh, dico, mamma mia, non c'avevo un'altra idea. Esatto. Poi passiamo all'ultimo giorno di Glenn Cooper. Anche questo è stato un regalo, quindi lo trovate, lo vedete in copertina rigida, perché appena uscito me l'hanno regalato per Natale, perché sanno che mi piace comunque l'autore. E questo di che parla? Questo parla di tutt'altro. Nel 1988, quindi abbastanza recente, diciamo se vogliamo, un ragazzo ha un'esperienza extracorporale, ossia vede un fiume dove deve attraversare l'altra parte per arrivare dal padre, però non ci riesce, si sveglia prima e quindi cercherà in tutti i modi possibili di riprovare questa sensazione e di riuscire ad attraversare questo torrente. Poi a Boston, invece, un detective è perplesso di fronte agli omicidi perché tutte le vittime hanno, dopo essere state strangolate, hanno un buco dietro la nuca.
E quindi non si sa perché. Poi ci trasferiamo a Milano, oggi, quindi credo 2013, credo. C'è la popolazione in subbuglio perché tutte le domande che da sempre affliggono la popolazione stanno per avere risposta, quindi vi potete immaginare che macello. Allora, questo l'ho trovato leggermente noioso e sinceramente tutto quello che si viene a scoprire. Pure qui un po' lascia il tempo che trova, no, non mi ha fatto impazzire. Non so, io credo che forse perché non ci sono i salti temporali a cui mi è abituata Glenn Cooper, tipo il Medioevo e che posso dire, Winston Churchill, questa roba qua, che forse è più un fattore di gusto il mio, più che essere scritto male. Però l'ho trovato un po' noiosetto. Sinceramente, questi mi hanno un po' deluso. A parte i primi due, sono stati tutti una delusione. Veniamo ora all'ultimo. Passiamo ora all'ultimo libro, ossia Dannati, che ho letto proprio questo mese, quindi una cosa un pochino più fresca. Allora, di che parla questo libro? Abbiamo due protagonisti, John e Emily. John, un ex militare, Emily, un dottore, un direttore, un dottore di ingegneria, che stanno lavorando al progetto Hercules, una cosa con dei protoni per scoprire tipo un'altra dimensione, una cosa così. Se non fosse che quando ci sono di mezzo i soldi, lo sapete come va a finire, questo progetto viene manomesso e superano i limiti in cui questo progetto era sicuro. Succede che Emily, per questo sbalzo gravitazionale, finisce in un'altra dimensione, da sola. Al suo posto appare un uomo con dei vestiti logori che puzza di morto, che però riesce a scappare. E non sanno niente di quest'uomo, di chi sia quest'uomo. Così John Camp, che è il fidanzato di Emily, non poteva essere diversamente, si fa teletrasportare, cioè teletrasportare, insomma, si fa mandare in quest'altra dimensione, perché giustamente non sanno niente, perché Emily è dall'altro lato. E al posto di John Camp viene un ragazzo. Allora, quest'altra parte viene chiamata Inferno, dove trovate tutti i cattivi della storia, se vogliamo, sì, di tutta la storia, tutti i cattivi li trovate qui dentro e quindi ci saranno delle alleanze storiche un po' particolari da scoprire. John Camp dovrà cercare Emily e riportarla nel luogo esatto dove sono apparsi per ritornare alla loro dimensione. Dunque, che vi posso dire di più? Perché già così mi sembra abbastanza buono. Allora, Inferno vi posso dire che, cercando di non darvi troppo particolare, perché questo ce l'ho bello vivido, infatti su alcune cose non mi sono piaciute, ma ve le dirò nelle letture del mese. Dunque, l'Inferno ve lo potete immaginare, se ancora non l'avete letto, ve lo trovate come una Londra, al tempo di Enrico VIII. Quindi una cosa, un po' strana così. E niente, il libro è un continuo sbalzo temporale tra il mondo di oggi, praticamente il mondo reale, e Inferno, e l'inferno. Con queste alleanze storiche un po' particolari, devo essere sincera, la cosa strana è che mi è piaciuta di più la parte del mondo reale piuttosto che la parte dell'inferno. Ora, io non credo che Glenn Cooper volesse questo, però io ho trovato più gagliarda da seguire la parte del mondo reale. Io credo che l'autore si sia divertito una cifra a fare la parte dell'inferno, perché tutte le alleanze strane che ci ho trovato, a parte mi hanno lasciato un po' perplessa, ma comunque preso uno di qua, uno di là e ha fatto un po' un minestrone e alla fine ci ha fatto su l'inferno. Non lo so, ci sono due o tre particolari che poi non vi dirò nelle letture che mi hanno lasciato un po' perplessa. Allora, questo è il mio tutto quasi su Glenn Cooper. Spero che il video vi sia piaciuto, che non vi abbia annoiato. Fatemi sapere qual è il vostro rapporto con Glenn Cooper, se avete apprezzato i suoi romanzi oppure se li avete odiati. Insomma, fatemi sapere qualsiasi cosa. Io vi mando un bacio, vi ringrazio come sempre e alla prossima!